Se non ci sarà una tecnologia per l'immortalità, io sarò morto entro 35 anni. Si lanciano nello spazio, pensano a come conquistare Marte, viaggiano sulle auto più potenti del mondo e sono intenzionati a governarlo tutto, come neanche gli imperatori romani hanno fatto nel passato. Ma anche loro, l'ultima generazione di miliardari, emiri del Golfo, oligarchi russi e ex giovanissimi della Silicon Valley, stanno cominciando a invecchiare e hanno capito che un giorno, inevitabilmente, moriranno. Entro i prossimi 30 anni voglio essere sicuro che tutti potremo vivere per sempre. Dmitry Itskov, miliardario russo, non è il solo a non rassegnarsi e a lanciarsi in finanziamenti di milioni e milioni a laboratori ai confini della fantascienza, ricerche ed esperimenti sull'immortalità o almeno sul prolungamento della vita di 30 o 40 anni. Ci sono organizzazioni che congelano i corpi di volontari in attesa di nuove scoperte, altre che puntano a fare un backup del cervello nel corpo di un robot prima della morte e altre ancora che puntano a impedire, se non la morte, almeno che il corpo invecchi nel tempo. Alcuni di loro sono chiamati immortalist, altri semplicemente gerontologi. Molti scienziati pensano che la loro sia una perdita di tempo, soldi e umanità. There are many, many fashions. Ci sono molte mode, girano molti soldi. Nuove teorie per la longevità vengono presentate ai giornalisti ogni settimana, ma con poche evidenze scientifiche. Siamo andati a vedere di che si tratta. A Londra abbiamo incontrato Aubrey de Grey, una ricerca rivoluzionaria e visionaria, la sua controversa e discussa, ma che promette tra qualche decennio di riportare indietro l'età biologica di tutti noi ogni 10 anni a partire dalla mezza età. È importante capire che l'invecchiamento non è un programma. Non è stato creato dall'evoluzione per qualche buona ragione. Un mio collega dice che l'invecchiamento è il prodotto della negligenza del processo evolutivo. Non è un'intenzione. Lei conduce comunque uno stile di vita sano? È corretto vivere una vita salutare, ma non perché questo ti farà vivere di più, bensì perché ti darà più chance di vivere abbastanza a lungo da beneficiare di terapie che ancora non esistono, ad esempio quelle che stiamo sviluppando. Che abbia ragione o no, solo il tempo potrà dirlo. Alla fine del nostro viaggio nel mondo dei centenari, Aubrey de Grey ci dirà cosa sta studiando con i finanziamenti degli imprenditori più visionari. Ma intanto vediamo cosa possiamo fare noi per invecchiare meglio e raggiungere la quarta età, quella dagli 80 anni in poi. Lo abbiamo chiesto a loro, i centenari. Segreto è barra 100 anni. Il suo segreto è se non si muore più. Le Blue Zones, cioè le aree geografiche del mondo in cui le persone vivono più a lungo, sono Okinawa in Giappone, Loma Linda in California, Nicoya in Costa Rica e Icaria in Grecia. Ma l'unica in cui sia donne che uomini vivono più a lungo è l'Ogliastra, in Sardegna. Grazie. Prego. E ce l'ha posto? Ce l'ha posto? Eh? Di notte su qui, oggi. Ogni volta? Di notte. Però va. Va quello, eh? Ardente, di meda ti mancano. Oh. Ardente. Di meda ti mancano. No, ne manco una ne io. Io vengo da una terra in cui c'è il mare di fronte a me.
Siamo pochissime persone in un territorio sterminato ed incontaminato. Su una popolazione di 57.000 abitanti ci sono una cinquantina di centenari più un numero enorme di novantenni e di ottantenni, ma soprattutto si arriva a 100 anni con una salute ottima, con pochissimo intervento da parte dei medici. Pietro Mereu, nel suo documentario Il Club dei Centenari, ha intervistato 7 centenari e molti novantenni dell'Ogliastra. L'ape che vediamo, ad esempio, è guidata da Pietro Cabras, novantenne. Conoscendo la lingua attraverso i loro racconti, Pietro è andato alla ricerca del segreto della longevità in questa che è la più importante delle Blue Zone mondiali. La longevità può essere vista come una grande fortuna, come una cosa che è così tanto complessa che è difficilmente identificabile con i mezzi genetici che abbiamo, anche perché, a pensarci bene, la natura non favorisce la longevità, siamo troppo pochi. Nel laboratorio Progenia di Lanusei in Ogliastra incontriamo Edoardo Fiorillo, ricercatore specializzato in genetica molecolare che ha studiato a Cagliari negli Stati Uniti. Il laboratorio lavora su migliaia di individui dai 18 ai 110 anni. Studiano l'invecchiamento, le patologie e le varianti genetiche che predispongono ad esempio a malattie autoimmuni come il diabete. Fattori di predisposizione, fattori di protezione, quelli siamo in grado di studiarli sulla nostra corte che vediamo invecchiare, che seguiamo a distanza di circa 3 anni e mezzo, 4, li vediamo crescere. E questo siamo in grado di farlo, ma avere delle ipotesi robuste sul perché della longevità è troppo difficile, ce lo stanno dimostrando gli studi, ce lo stanno dimostrando anche un po' le interviste che si sentono. Ci sono migliaia e migliaia di variabili in ognuno di noi, metaboliche, genetiche, migliaia di ambienti e migliaia di fattori in ogni variante, relazioni sociali, interazioni emotive. Incontriamo Stuart Kaufman, medico e ricercatore, uno dei primi al mondo a studiare i network complessi e in particolare i sistemi biologici, a Roma, alla mostra Real Bodies, dove possiamo vedere e studiare il corpo umano di cui stiamo parlando come mai prima d'ora. Quello che sappiamo per certo è che il sistema genetico ha a che vedere con l'invecchiamento. Anche la grandezza del corpo ha a che vedere con l'invecchiamento. Tutto, molto probabilmente, ha a che vedere con il metabolismo e il potere che ha il cibo nel corpo. Ma il sistema è troppo complesso da studiare e ancora ci sono poche certezze. In particolare in Ogliastra c'è un pane che è il pane pistocco, è in grado di abbassare del 25% la glicemia e quindi potenzialmente di prevenire le malattie metaboliche, comprese il diabete. Noi facciamo pane in casa e tutto quanto, e anche pasta in casa, tante, tante paste. I centenari sardi non sono assolutamente vegetariani, mangiavano carne 2 o 3 volte al mese, però la carne che mangiavano, c'è anche da dire che non è di certo la carne che si mangia oggi, erano delle carni di animali che allevavano loro, e soprattutto la carne di capra, che avendo molto selenio, tutela da malattie come i tumori e tante malattie degenerative. A me mi mandanta che dove chicco anda a portare luto. E questo torco, non ti andrà per nulla, che questo torco. Mangiava savita e lande, che non è nient'altro che un pane fatto dalle ghiande bollite, si crea un'emulsione mischiata con l'argilla, mangiava un pane che era una cosa impressionante. Poi parlando con un mio amico medico mi ha detto, però tu ti rendi conto quanti tannini ha questa fitta e lande, questa fetta di ghiande? Sono delle sostanze che comunque sono antiossidanti. Ma per portare a lui in corpo ci ha reso sul luto, però gli so a lui. Per i matrimoni faceva 40 km a piedi per arrivare al suo paese, ballava il ballo sardo tutta la notte, poi finito quello tornava all'ovile. Quindi immaginiamoci che a livello fisico che sforzi potevano fare queste persone. Antonio Melis, di anni, ne ha 94, guida tranquillamente anche se si lamenta di non riuscire più a lavorare tutto il giorno.
cerchiamo di capire le differenze che ci sono tra individui e capire perché una persona apparentemente giovane ha un sistema cardiovascolare o un sistema immunologico particolarmente avanzato nel tempo, o viceversa, vedere un ottantenne particolarmente in forma, quindi capire qual è il nesso tra età biologica e età cronologica. C'è un modo in cui l'intero network di geni, migliaia di geni che interagiscono uno con l'altro, può essere studiato, ma c'è solo da poco tempo. È un modo di studiare la biologia umana completamente diverso da quelli dei secoli precedenti, studiando i comportamenti dei geni, le loro dinamiche e le interazioni tra loro. Per la prima volta possiamo osservare quali geni sono attivi e quali inattivi. Il babbo è morto 2 anni fa. E ci aveva 105, mamma è morta 6 anni fa e ci aveva 101. Erano 73 anni assieme. Mio babbo invece è morto 100 anni e 2 mesi aveva. 1926, caricavano per Arcio. Sanno e Sassetto non potevo prasci, non potevo barostare di ricongiare, che non è che Sassetto. Tutti i centenari hanno fatto a livello fisico una vita molto... molto dura. C'è uno dei vecchi che all'interno del mio documentario che anche oggi fuma quasi 2 pacchetti di sigarette al giorno, sono sigarette senza filtro, lui ha 102 anni, quindi evidentemente sono persone anche particolari. Dovevo andare a portare acqua io, per andarmene via, però l'ho detto. Sono arrivato dove potevo prendere l'acqua, perché in Soprammotto e Sorgente non ce n'è, è acqua... delle pietre, si prendono dei buchi. Le vite che facevano è anche una vita, non è che fosse divertentissima. Io dico, magari campo un po' meno, però vedo un po' più di mondo. Per vivere a lungo bisogna essere poveri o fare una vita da poveri. Mangiare poco, lavorare tanto fisicamente. Io devo mettermi in discussione. Lo studio della genetica appassiona molti sardi che vorrebbero veder crescere centri di ricerca internazionali nell'isola. Piero Lorrai, ad esempio, imprenditore laureato in medicina, ha comprato delle quote del parco genetico dei sardi. È imprenditore tecnologico, produce cristalli sintetici per i laser da utilizzare in campo militare, aerospaziale o per la medicina e lavora con tutte realtà internazionali. L'obiettivo era quello di unire il connubio genetica e fotonica. La fotonica è luce, la luce è vita. Studiare attraverso un metodo che finora è stato applicato solo alla fotonica, il corredo genetico. Sì, certo. Abbiamo iniziato a lavorare. Per capire il coinvolgimento dei geni nell'invecchiamento si sta tra l'altro studiando una malattia genetica detta progeria che fa invecchiare gli individui a partire dai 6 o 7 anni. La strategia in cui crede Walter Longo, esperto di invecchiamento e professore di biogerontologia presso la Southern University della California, è la Master Regulator Strategy, cioè trovare un gene particolarmente importante che influenzi tutti gli altri. Controllare l'interruttore del programma. In questo senso ha fatto un'importante scoperta in Ecuador. Noi da anni seguiamo questa popolazione in Ecuador, ad esempio, che ha la stessa mutazione dei topi che hanno record longevità. No, questo diciamo è un po' la realtà. Cioè, sono dei topi adesso identificati da John Kupchick e Andrei Barkin negli Stati Uniti che hanno una mutazione nel recettore dell'ormone di crescita, vivono fino a 2 volte più del normale e sono molto più sani. Questa è realtà. No? E infatti le persone che noi seguiamo con la stessa mutazione vivono forse un po' di più, ma sono molto molto più sani. I Laron non hanno diabete e non sviluppano tumori, hanno un deterioramento cognitivo durante la vecchiaia rallentato e nessun caso di Alzheimer rilevato finora, anche se non è accertato che vivano più a lungo degli altri. La loro genetica sembra essere molto potente a prescindere dall'epigenetica, cioè dai fattori ambientali che influenzano i geni. Vivono nelle stesse case con persone che mangiano malissimo
cioè loro stessi mangiano malissimo, le persone nelle stesse case hanno cancro, malattie di tutti i tipi molto frequentemente, e avendo questa mutazione nel recettore dell'ormone di crescita riescono comunque a vivere molto sani e praticamente non avendo quasi mai malattie croniche. I topi con la stessa loro mutazione nel recettore dell'ormone di crescita vivono il 50% in più. Se questo stesso topo lo si mette a dieta, vive il 100% in più, quindi vive il doppio. Quindi chi ha una base genetica forte vive più degli altri, ma chi si alimenta bene ha forse le stesse probabilità di chi ha buoni geni di vivere molto di più. Studiando la vita dei centenari sono emersi legami sociali e religiosi molto forti. Tra i centenari americani e quelli sardi, tuttavia, è emersa una grande differenza nel nucleo familiare, che in Sardegna è molto stretto, al contrario degli Stati Uniti, dove i centenari vivono lontani dalle famiglie. Nei network complessi della genetica ci sono segnali chimici che lavorano incessantemente. Le nostre esperienze emotive sono profondamente connesse con questi segnali chimici, che incidono sui nostri network genetici ed epigenetici e sul sistema immunitario. Catherine Peel, ricercatrice americana, studia l'evoluzione delle emozioni e le loro interazioni con i sistemi biologici. L'emozione è la parte centrale della nostra esperienza spirituale. Le emozioni positive nascono anche dal fatto di dare un senso alla propria esistenza. Avere relazioni significative, avere un posto nella società, essere stimati. La famiglia funzionale restituisce fiducia, amore. Questa chimica si espande ancora di più in un contesto religioso in cui tutti condividono le stesse esperienze. Buonasera. 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 Siamo andati a vedere come le famiglie curano i loro centenari. La famiglia Lorrai di questo centenario, che aveva 11 fratelli, è composta da sua moglie, 7 figli, 12 nipoti. Questa è la bisnipote, vivono tutti insieme nella stessa palazzina o in quelle intorno. Qual è secondo lei il segreto per far arrivare comunque un marito a 99 anni? Come l'ha curato? Lo saprà Dio, io non ho curato niente, non ho curato diverso, non lo so. Guardi, mio figlio è morto a 56 anni, che cosa aveva? La moglie gli stava bene. Lei era sempre abituata a essere circondata da un sacco di gente, adesso che abitiamo in quattro, però anche se ci sono loro, abitano tutti vicini e vengono. Però lei non vuole stare da sola. C'erano mie sorelle, sempre nipote, c'era anche quando sono nati i miei figli, c'erano tanti nipoti che erano sorella più grande, e quindi non abitavamo noi, eravamo sempre in tre famiglie qui, no? Anche una spinta costante alla procreazione ha a che vedere con la longevità. Io penso che la sessualità sia incredibilmente salutare andando avanti con gli anni. È un modo per incarnare la vita e avere insieme alla persona amata un'esperienza che può diventare molto spirituale. In deep spiritual ways. Da quando non ci sei. Vanna Botta, 96 anni, figlia del noto scultore, e Danilo Reschigna, attore e scrittore, di 60 anni, sono insieme da 9 anni. Mi sembrava che la morte mi scodinzolasse intorno. Davvero. E poi invece, guarda, tu sei arrivato proprio al momento giusto in modo di farmi ancora innamorare della vita. L'amore può accadere in ogni momento della vita ed è molto potente. L'amore è stato spesso associato con la riproduzione e il sesso, ma è prima di tutto un comportamento di cooperazione, e questo non ha età. Ignazio era un cacciatore e un pastore, spesso fuori casa, sempre a piedi, perché non ha mai imparato a guidare. A piedi, diciamo 40-40 sono 80 chilometri. 80 chilometri in un giorno? In un giorno, sì. Non ogni giorno. Dopo camminavo in macchina, lui è sempre a piedi.
I figli toccano molto spesso i genitori, li carezzano, li sostengono e se i nipoti vedono il nonno troppo isolato nei suoi pensieri, fanno a gara per riportarlo all'attività. Quando lui è mezzo addormentato così, vengono i figli e i nipoti e gli dicono: oh no, ma ti ricordi dove la facevamo questa battuta di caccia? Com'erano sistemate le poste? Allora si mette così nel divano, sveglissimo, cioè il momento in cui è più lucido in assoluto, dorme spesso, parecchio. Allora la mattina gli dici: Obama, andiamo a farci un giro stasera? E allora rimane sveglio tutta la mattina. Andavamo a lavare, con 7 figli dovevamo andare in campagna a lavare. Ci spiega il suo stupore quando fu scoperta l'acqua calda. Qual è stata l'invenzione che ha cambiato di più la sua vita? Ti è data da giù di brucio, a non traballare meda. Sei la lavatrice, vedi? Ecco. Chissà come ci si sente ad aver vissuto tutte le innovazioni, dall'elettricità a internet. Per lei gli smartphone sono stati un regresso, perché non sa più telefonare da quando non c'è più il vecchio telefono con il disco o con i tasti da pigiare. Per prendere le telefonate sì, le prendo, ma a farle non sono buone. Yunko Takeshi, giornalista giapponese, ha scritto un libro sui centenari, anche quelli di Okinawa. Mette l'assenza di stress al primo posto tra le caratteristiche comuni a tutti. Poi una vita dura ma affrontata con spirito da lottatori, curiosità anche ora, molto movimento in casa e fuori camminando. Hara Hakibume in giapponese significa alzarsi da tavola sempre con un po' di fame, e tutti i centenari sono attenti a non affaticare lo stomaco, anche masticando 30 volte prima di ingerire. Hanno cominciato a mangiare carne solo dopo i primi anni 60, in piccole quantità, e questo, secondo i gerontologi giapponesi, avrebbe migliorato la loro salute. Ma il cardine resta l'assenza di stress. Mangiamo cibo, respiriamo aria, ma la cosa più importante che cambia la nostra chimica è come ci sentiamo. Se in una giornata percepisco molto stress dall'esterno, o da sola rimugino o creo pensieri stressanti, questo cocktail cambia il mio sistema e crea una risposta da parte del mio corpo. Il deterioramento fisico con l'età ha molto a che vedere con la risposta di stress. Non ha problemi di salute, anzi devo dire le ultime analisi che ha fatto, tutti i valori perfetti. Le facessi io sarebbero tutte sballate. Pino Benassi ha una storia di grande camminatore ed è vissuto in mezzo alla natura fin da giovane, andando su e giù per le montagne del suo paese. Si è comprato un paio di sci da fondo che aveva 80 anni. E l'ha indossati fino a 82. Poi continua ancora a fare su e giù per le scale del paese, e questo è il primo segreto della longevità. Quando morì mamma, lui aspettò più di 10 anni e si è risposato che aveva 80 anni o 82. No? Non bisogna mai arrivare a dire ormai, oppure parole insomma, diciamo, definitive. Pensa sempre al terreno che sta giù, bisogna andare a fare le pere, bisogna andare a fare il periodo di potare, il periodo di quello, quell'altro, quindi fa sempre i progetti. Poi ci va al terreno? Spesso e volentieri sì, con la macchina adesso, ma lui fino a 95 anni andava giù a piedi e tornava a carico con le buste. Sandro Benassi, pittore e scultore, e Sandro Boccanelli, primario cardiologo, in comune non hanno solo il nome. Sono figli di Giuseppe Benassi e Alberto Boccanelli, amici da un secolo nel vero senso della parola. Entrambi centenari, sono originari dello stesso paese, Guarcino, in provincia di Frosinone. Quando li ho visti insieme, ho fatto quella foto. Alberto Boccanelli è venuto a mancare l'anno scorso, mentre Peppino ne ha 104 e ogni suo compleanno viene festeggiato, oltre che dalla famiglia, da tutto il paese con un concerto dei Bersaglieri. Grazie.
Peppino Benassi ricorda con piacere l'amico scomparso. Avevano in comune la passione per l'orto. Ora è rimasto l'unico a ricordare la vita all'inizio del Novecento e ci racconta quando alle elementari lui e Alberto si passavano la merenda sotto il banco. Sempre 2x2, 3x3, dentro i banchi, donne e uomini. Ma guai a chi mancava di rispetto a una persona. Noi portavamo sempre le castagnole in tasca, no? Le sorbe, le castagne, le mele, le vigne secche. E sotto sotto le passavamo a tutti quanti. Condividevano il cibo in un periodo in cui ce n'era assai poco. Nato nel 1913, Peppino ha vissuto la carestia di ben due guerre mondiali. Noci, nocciole, pannocchie e bacche raccolte direttamente dagli alberi o dai campi erano un pasto più che succulento. Quelle erano le frutta di emergenza per quando salivano in montagna. Benassi lavorava per portare acqua e elettricità a Campocatino, la montagna di 2000 metri sopra il paese, che invece si trova a 800 metri. All'alba partiva a piedi tutti i giorni con la sua squadra e camminava velocemente in salita per 18 chilometri in 2 ore e mezza, bevendo l'acqua direttamente dalla fonte, che oggi è una delle più rinomate acque italiane, esportata anche in Giappone. Tornava giù dalla vetta sciando o di corsa in un'ora. Lui è ghiotto di noci, le noci proprio fanno impazzire, e ogni anno a Natale lui ci tiene a preparare la nociata, che è il dolce tipico di Guercino. Peppino è uno specialista della nociata. Persone che economicamente erano in condizioni più svantaggiate anche per periodo di nascita, come Peppino Benassi, si sono ritrovate ad essere più avvantaggiate. Molte malattie sono dovute ad eccesso alimentare, si pensi al diabete, ma anche alcune forme di tumori intestinali, malattie di cuore, arteriosclerosi, ecco, tutte queste cose qua si riescono a prevenire ed evitare con un'alimentazione sana. Se a questo si aggiunge il fatto di camminare, perché l'anziano deve camminare? Tutti dovrebbero farlo, ma in particolare l'anziano, perché andando avanti con gli anni, dopo gli 80 anni si tende a perdere massa magra. E massa magra significa muscolo. Sempre per lavoro ci sono stati periodi in cui Benassi ha camminato anche per 180 chilometri, con brevi pause, dall'Abruzzo a Cinecittà a Roma. È stato alla Romana e poi all'Enel, che poi è diventata Enel, è stato per penso un 40 anni. 40 anni di versamento di contributi, che ringraziando Dio mo si è ripresi tutti. I compagni di lavoro erano anche i migliori amici. Eravamo 7 noi altri, noi non dipendevamo da nessuno, soltanto dalla direzione di Roma. Difatti a me Ballerini, l'ingegnere Ballerini, che è stato il primo presidente dell'ENI, quello lì ci portava così, ci portava, perché sapevamo che levati noi nessuno ci poteva andare di sopra. E rimane quel ricordo, rimane, sì, ci ripeto sempre. Perché? Perché i compagni come quelli non ci ritrovano più. Noi facevamo uno per l'altro, uno aiutava l'altro. Quello lì non ce la faceva più, come si salutava, via, e si portava. Se stava da mangiare pure, se non ce l'aveva. Quando sostava qualche giorno a Roma, andava all'Acqua Cetosa a tirare con l'arco, ma la sua passione resta lo sci da fondo. Ci mostra la tessera ad honorem di maestro di sci che gli è stata conferita da poco. I medici gli hanno vietato di andare in montagna oltre una certa altezza, ma lui ogni tanto non resiste. Sono 30 anni che ne vado più sopra, a Campocodino, perché mi hanno detto il coso. Il cardiologo mi ha detto a me, fino a 900 metri posso arrivare. Ma io sono arrivato più sopra, non mi ha fatto niente. Alla Santissima non mi ha fatto niente. La Santissima a quanti metri è? La Santissima è 1300 metri. È arrivato a 1300 e gli avevo detto di andare a 900. I cardiologi sono i principali responsabili dell'aumento dell'attesa di vita. Essendo le malattie cardiovascolari
le principali responsabili della morte, diciamo. Noi l'arteriosclerosi oggi riusciamo a prevenirla soprattutto, ma anche a contrastarne le conseguenze. Riusciamo a dilatare delle arterie che si sono ristrette, riusciamo ad evitare che delle placche di arteriosclerosi vadano alla maturazione. Soltanto quelli che non vogliono o non possono, perché magari sono isolati socialmente, curarsi, ecco, soltanto quelli vanno incontro a malattie da arteriosclerosi. Poi ci sono quelli appunto geneticamente sfortunati, ma quelli diciamo sono una minoranza. Ogni giorno dalle suore dove vive legge il giornale e poi non vede l'ora di uscire. Ha 3 figli e 5 nipoti ed è circondato dagli affetti del paese. Spesso esce per andare al bar. Oh, ciao sì, mi raccomando, Bersaglieri, Pepino, vai. Andiamo Pepino, andiamo. Ma tuo figlio è da solo? Sì, sì, ah. Pepino, questo cammina sempre. No, capirai. No, niente, no. Non ci va. Non fuma? No, no. Se ti vuoi prima, fuma. Se vuoi morire prima. Il periodo della frugalità alimentare è finito. Da qualche decennio Benassi beve caffè, mangia pasta in abbondanza tutti i giorni, anche la carbonara, mangia carne, tranne il maiale, pesce, miele, 2 prugne al giorno, beve vino e qualche volta anche l'amaro. Tutto però a chilometro zero. Prodotti della ciociaria o del suo orto, come le olive e i pomodori. Accanto a lui, ospite delle suore, un'altra sua amica da un secolo, la signora Maria Vittoria Bottaro, una colta e lucidissima donna di 98 anni. Dobbiamo reimparare come cardiologi ad affrontare una popolazione che non eravamo abituati a trattare, che non è soltanto cardiopatica, ma anche una serie di problemi che sono non soltanto di salute, di malattie cronico-degenerative, ma anche sociali, sanitarie, generali. Il settantenne oggi, se io dico che ha 70 anni, io mi riferisco ad una mia categoria di settantenne che è arcaica, non è più quella. Di conseguenza, dico sempre ai miei colleghi, prima valutate la persona dal punto di vista biologico, del come sta, della sua capacità, della sua abilità, e poi magari alla fine per curiosità domandategli anche quanti anni ha. Vedrete che avrete sempre delle sorprese, ma se partite con l'idea di chiedere quanti anni ha e quello vi dice 80, vedete che è inevitabile che vengano fuori alcuni preconcetti. Abbiamo incontrato Alessandro Boccanelli, che ha seguito e curato suo padre e insieme ha cresciuto 5 figli, nella casa di riposo Santa Francesca Romana, dove grazie ad una famiglia aristocratica vengono accolti nel centro di Roma anziani disagiati senza più una famiglia. Qui, dove è amatissimo, il cardiologo ha voluto completare le sue conoscenze sulla longevità. Noi abbiamo voluto verificare, con l'aiuto di esperti, di specialisti, quale fosse il tasso di soddisfazione nella vita di persone di questo genere. Abbiamo dato al punteggio che abbiamo chiamato punteggio della felicità un valore di 1000, che è il massimo. Abbiamo verificato che quando si vanno a calcolare nei singoli individui le singole variabili, quello che tira giù il punteggio è soprattutto noia, depressione, solitudine. Il contesto di bellezza del luogo e una comunità ricostruita non equivale al calore di cui è circondato un anziano come Benassi. Guardare la bellezza da soli non serve. E guardare il muro da soli, anche se è un bel muro, non serve. Attività socializzanti ovviamente sono molto gradite e riescono a modificare l'umore delle persone, che è fondamentale poi per motivarli anche a fare quelle cose che dicevamo, mangiare sano, camminare, cioè le persone quando si rassegnano è terribile. Sadness and anger and disgust. Ci sono 3 livelli di emozioni. Al primo livello si trovano gioia, tristezza, paura, rabbia e disgusto. Se si riescono a ridurre, la nostra capacità di costruire sentimenti ed emozioni complesse, che sono correlate allo sviluppo delle nostre strutture cerebrali, aumenta e accediamo agli altri livelli. Dobbiamo cercare di fare cose che incrementino la creazione di emozioni complesse, come la fiducia. In questo modo noi stiamo aiutando molto la nostra salute e la nostra longevità.
dobbiamo accrescere questa attitudine e capitalizzarla. La cultura contadina del Cilento, grazie al rientro dei giovani emigrati che vogliono tornare alla terra, sta riportando ad una nuova vita gli anziani, potenziando una socialità che ha alla base la cultura del chilometro zero. Ci sono famiglie centenarie per albero genealogico che nel tempo, man mano che la genealogia va avanti, riducono progressivamente la quantità di vita. Giuseppe Genovesi, ricercatore, è specialista in immunologia, psichiatria e endocrinologia. Ci sono studi fatti anche sui gemelli monocoriali, monozigoti, quindi uguali, che dimostrano una differenza di longevità molto significativa a seconda del luogo in cui il soggetto vive, a seconda del tipo di alimentazione, a seconda della professione, pur avendo una genetica in questo caso perfettamente uguale. Siamo a Casella in Pittari, in provincia di Salerno. Da quando si è riscoperto il valore delle culture bio, gli anziani del luogo sono tornati protagonisti, educano e guidano gli emigrati di ritorno alla scoperta di tutti quei fattori epigenetici, cioè ambientali, esterni, ma che influiscono sull'organismo, che hanno determinato la loro longevità. Il mondo contadino sembrava dovesse finire nel dimenticatoio. Oggi ha una sua rivalutazione e quindi una sua riacquisizione identitaria. Noi gli anziani li abbiamo definiti i maestri della terra. I maestri della terra sono coloro i quali ci hanno trasferito quelle conoscenze pratiche, tecniche, no? Per realizzare quello che era il mondo, no? Fissandolo in ipotetico, che ne so, negli anni 50, negli anni 60, quando ancora quasi respirava aria di medioevo. I meccanismi genetici sono gestiti da altri meccanismi che sono epigenetici. Epi in greco vuol dire sopra, indica proprio l'interazione che avviene sul DNA. Io amo riferire ai pazienti che vedo, soprattutto io mi occupo in particolare di malattie ambientali, quindi malattie decisamente epigenetiche, quanto Ippocrate stesso dicesse che il malato deve essere allontanato dal luogo in cui ha sviluppato la malattia. Abbiamo conosciuto l'epigenetica solo negli ultimi 15 anni. Ci sono delle proteine che possono essere modificate chimicamente e quando questo accade possono interrompere o accrescere la loro attività e quindi silenziare l'espressione originaria dei geni. Nessuno sa per certo cosa regoli questa modulazione epigenetica dell'organizzazione e dell'attività dei geni. C'è un enorme network di fattori di influenza. Nessuno può dire di sapere veramente come il network si comporti. Ugualmente, nessuno può dire di sapere come tutto ciò sia legato all'invecchiamento, ma sappiamo che lo è. Nello studio della longevità è più importante la genetica o l'epigenetica? First of all, I don't know. Quanto sia influente la genetica e quanto lo sia l'epigenetica sulla longevità non lo sappiamo con esattezza. Per esempio, ci sono delle larve che, esposte a un determinato sale, fanno sì che l'insetto, quando esce fuori, abbia degli arti al posto delle antenne. Il sale, che è esterno, ha modificato la struttura interna. Io sono tornato in Cilento a riscoprire il valore degli anziani che c'erano la mia terra, riesco a produrre e fare agricoltura servendomi di quello che trovo nel mio territorio. Il fatto di non aver avuto pressioni demografiche, pressioni industriali, non è un ritardo per quello che viviamo oggi, ma un vantaggio. E quindi maestri della terra perché ci hanno ridato un mondo relazionale, di pratiche, non inquinato dai modelli, diciamo, che abbiamo vissuto negli ultimi due secoli. Il fatto che un longevo possa permettersi di mangiare ciò che vuole, questo è abbastanza noto, ma bisogna puntualizzare il fatto che il cibo che comunque viene consumato dovrebbe avere determinate caratteristiche. Ad esempio, noi siamo grandi consumatori di pasta asciutta, ma un conto è mangiare una pasta fatta con un grano originario, esistente realmente in natura, quindi che possiede una quantità di glutine che noi siamo geneticamente disponibili a digerire. Un conto è mangiare una pasta che abbia una quantità di glutine eccessiva, e ciò è piuttosto comune tra le paste industriali,
perché la quantità di glutine è molto superiore. Sollecitati ad una nuova relazione da e con i giovani tornati in campagna dall'estero o dal nord Italia, gli anziani hanno tirato fuori il loro oro dai cassettoni e dalle stalle. Si tratta di pochi chicchi di grani antichi destinati finora all'estinzione. A noi piace chiamare grani del futuro. Un campo di grano seminato con una delle nostre varietà all'interno della stessa varietà ha un potenziale genetico che ci dà e ci restituisce un pane, una pasta, tutto quello che viene trasformato poi e realizzato con la farina, che ha una qualità alimentare di equilibrio, no? Soprattutto per quanto riguarda il contenuto delle proteine e la qualità delle proteine, che nei grani cosiddetti moderni, i grani prodotti da e per l'industria, invece devono soddisfare i bisogni della lavorazione delle macchine e dell'industria che progettano loro stesse il grano. Questo produce fenomeni infiammatori cronici che interagiscono poi con lo sviluppo della disbiosi, l'alterazione della flora microbica intestinale. Il professor Genovesi ci spiega che l'equilibrio nell'organismo umano dipende dai batteri che abbiamo nell'intestino, dal cosiddetto microbiota che influisce perfino sul cervello. Quello che conta nell'intestino non è soltanto la quantità dei batteri, ma è soprattutto la proporzione tra le diverse famiglie, che è capace quindi di interagire in modo più adeguato con il sistema immunitario. Il microbiota viene studiato sempre meglio. Ci sono forse 500 o 1000 specie di batteri nel nostro intestino e altrettanti nella bocca. Loro convivono insieme e insieme alle cellule dell'intestino e hanno molto a che vedere con la qualità della vita. Ci sono 10 volte più batteri che cellule umane nel nostro corpo. Per questo dobbiamo mantenere in salute questo microbiota. È un sistema straordinario. Molti batteri non competono uno con l'altro, altri invece fanno qualcosa uno per l'altro, ma non sappiamo cosa. Quello che sappiamo per certo è che se ingeriamo, ad esempio, un antibiotico, possiamo uccidere molte cellule del nostro microbiota, e il microbiota di ogni individuo è diverso dall'altro. La distruzione del microbiota crea malattie, e questo può avere a che fare con l'invecchiamento. Il microbiota dei centenari, secondo uno studio dell'Alma Mater di Bologna in collaborazione con il CNR, è diverso da quello degli altri individui. In un certo senso potrebbe essere la firma che attesta la loro eccezionale longevità. Al contrario, i ricercatori svizzeri stanno trovando relazioni sempre più strette tra alterazioni della flora batterica e fenomeni neurotossici messi in relazione con autismo, Alzheimer e Parkinson. Recentemente la classifica Bloomberg Global Health Index ha visto l'Italia al primo posto del mondo su 163 paesi per popolazione in salute e sana e attribuisce gran parte del merito alla dieta mediterranea, riconosciuta dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità. Un vero mistero se teniamo conto che da indagini accademiche italiane risulta che solo il 10% della popolazione segue la dieta mediterranea e, peggio ancora, da un'indagine Eurisco del 2016 risulta che se il 60% degli intervistati è convinto di seguirla, alla prova dei fatti mangia in un modo del tutto diverso, ignorando cosa sia la vera dieta mediterranea. Fu un fisiologo americano, Ansel Keys, a riconoscerne i benefici, proprio partendo da uno studio fatto nel Cilento e nel Salento. Che cos'è la dieta mediterranea? Ce lo dica lei, quella vera. Poca carne, pochi formaggi comunque ammette invece pesce, legumi, tante verdure, carboidrati, e penso che adesso venga adottata da meno del 10% degli italiani. Lo scambio e la propagazione dei grani nei vari paesi avviene attraverso un rapporto relazionale antico come il grano stesso, il cosiddetto comparaggio. Prima della diffusione dell'auto era quel rapporto di solidarietà che si creava tra famiglie di diversi paesi. Compare offriva ricovero, cibo, consigli al viaggiatore in un clima che oggi si direbbe di trust, di fiducia.
I grani e i consigli degli anziani per coltivarli passano così di paese in paese tra compari e, laddove possono attecchire, riprendono vita adattandosi ai terreni. Il legame tra la dieta mediterranea e la relazione comunitaria è inscindibile e si basa proprio sulla figura dell'anziano. Questi grani sono i grani selezionati da millenni dai contadini che hanno avuto il loro adattamento ai vari territori, quindi sono degli ecotipi e che corrispondono perfettamente a quelli che sono poi i cibi, e quindi una coltura diventa cultura nel momento in cui tu fai un pane con una determinata qualità di grano e quindi parti da una varietà, quindi da una cultura, e determina una cultura, un modo di fare il pane. Il Mediterraneo, oltre alla cultura del cibo legato alla comunità, offre anche frutti che di per sé sono vere e proprie medicine naturali. Il meccanismo per cui il melograno può funzionare contro l'invecchiamento è del tutto nuovo. Sul professor Owerks, scienziato, il Politecnico di Losanna ha investito molto per la ricerca sulla longevità. Ha scoperto che il melograno lavora in modo potente ma indiretto. I piccoli generatori di energia nelle nostre cellule, chiamati mitocondri, invecchiando diventano meno efficienti o addirittura tossici. I vecchi mitocondri vengono dunque riciclati in nuovi, ma con l'avanzare dell'età questo processo non funziona più e questo porta a molte malattie, tra cui il Parkinson. Una parte del melograno, non si sa ancora in quale quantità, secondo i risultati dei primi test dei laboratori del professor Owerks, possiede delle molecole che i batteri possono trasformare in un'altra molecola, l'urolitina A. L'urolitina può riavviare il riciclo dei mitocondri. L'urolitina A può essere un potente antinvecchiamento, ma solo se i tuoi batteri possono estrarre urolitina dal melograno, arrivando ad attivare i processi che contrastano l'insorgere di malattie metaboliche legate all'invecchiamento. Ma bisogna aspettare ancora i test sull'uomo e magari una pillola contenente la giusta dose che funzioni solo su chi ha nel proprio organismo determinati batteri. Catherine Peel è una di quelle persone la cui età biologica non corrisponde a quella anagrafica. È una nonna felice, fa yoga, tai chi, viaggia, è innamorata. Ho 60 anni e potrei riassumere le mie convinzioni in campo alimentare in less is more, che è un modo di dire che il minimo è già troppo. Sono stata molto influenzata ai tempi della laurea dai risultati degli studi su due gruppi di topi. Riducendo la quantità del cibo del 50% a un gruppo, abbiamo visto che i topi che avevano mangiato la metà delle calorie erano più forti e vivevano più a lungo. Ero giovane e da quel momento mi regolai di conseguenza. A pranzo mangio un'insalata e frutta. Il professor Longo è diventato famoso in tutto il mondo per le sue due diete dette della longevità, una da seguire costantemente e un'altra, detta mima digiuno, da fare rigorosamente sotto controllo medico almeno una volta ogni 6 mesi. Finora il tentativo è stato iniettare dall'esterno cellule staminali, quelle in grado di produrre tutti i sistemi del corpo umano. La dieta mima digiuno, avvantaggiandosi di millenni di evoluzione, consentirebbe di distruggere le cellule danneggiate e attivare cellule staminali, proprio quando si ritorna a mangiare. Durante il processo di refeeding, quando la persona ritorna a mangiare, ricostruire quello che è stato distrutto, sia a livello intracellulare, quindi all'interno delle cellule, sia a livello proprio di sistema e organo. La dieta mima digiuno non è un vero digiuno, prevede un preciso regime e va fatta solo sotto controllo medico e in determinate condizioni fisiche. Sicuramente non va fatto per più di 5 giorni. Per fare un esempio, se una persona avesse delle mutazioni genetiche che sono rare, 10 su 100.000 persone, ma che bloccano la gluconeogenesi, quindi l'abilità di produrre zuccheri da aminoacidi, eccetera,
questa persona può morire durante il digiuno. Insomma, molti degli attuali centenari, per ragioni storiche che hanno determinato condizioni economiche che non consentivano il consumo di carne da giovani, ma che hanno visto un aumento di abbondanza dai loro 60 in poi di proteine, hanno involontariamente seguito le stesse indicazioni alimentari che il professor Longo ha inserito nella dieta della longevità. Se poi avevano anche un credo religioso che prevedeva dei periodi di digiuno, hanno vinto alla lotteria della lunga vita. Sappiamo che questi interventi fatti così, che sia la restrizione calorica estesa o digiuni estesi, in genere fanno tanto bene quanto fanno danno. Il trucco è di trovare il modo, ed è quello che noi cerchiamo di fare da decenni, di utilizzare questi interventi per avere solo l'effetto positivo senza quelli negativi. Nella prima parte della mia carriera lavoravo troppo e troppo a lungo. Dormivo poco e per questo mi sono ammalata. Ho sofferto. Il mio sistema nervoso non ha retto. Per guarire e sentirmi meglio ho cominciato a fare esercizi fisici regolarmente, almeno 3 volte a settimana. Stretching, aerobica. Non ho mai smesso. Cammino molto, faccio tai chi. A 20 anni, quando ho capito l'importanza di fare esercizio con il corpo, ho cercato di trasmettere questa conoscenza a mia madre. Lei stava sviluppando le malattie della vecchiaia negli anni. Non mi ha seguito. Era molto sedentaria. L'ho vista sviluppare problemi di cuore ed è morta ad 80 anni dopo 15 anni di problemi e dolori. Io ho scelto una strategia per evitare tutto questo. I nostri geni sono trasmessi dai genitori, ma il fenotipo cambia tutto il tempo. 2 gemelli nati con geni identici possono evolvere diversamente. Questa è l'epigenetica. Ci sono gemelli che adottano stili di vita molto diversi e a uno viene il cancro, all'altro no. Active lifestyle. Non ci sono più scuse per nessuno. Con i nuovi strumenti di diagnostica, il contapassi, le app per il fitness, possiamo contare in ogni momento le calorie, i battiti cardiaci, valutare se il fisico è troppo stressato, di cosa ha bisogno, se dobbiamo fermarci. Modulare e cambiare allenamento e massaggi a seconda delle esigenze del momento, inserire ad esempio yoga e stretching con l'avanzare dell'età. Gli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione oggi hanno reso possibile programmare e controllare il corpo in maniera scientifica e al punto tale che si può cominciare a esercitarlo in qualunque età con risultati sorprendenti programmati da medici e personal trainer. 30 minuti al giorno dovrebbero essere obbligatori per guadagnare salute, ma c'è chi ha fatto di più. L'uomo è nato per muoversi, ma soprattutto per correre, per fuggire dalle bestie forse. Giuseppe Ottaviani ha 101 anni, corre e batte record da tutta la vita, l'ultimo nel salto in lungo a febbraio di quest'anno. Sente il bisogno non di fare gli allenamenti in palestra per accelerare o agire come muscoli in maniera siano pronti. Ho bisogno di quelli perché la forza invece di aumentare tenta a diminuire dai 95 in poi. Lei ha cominciato a fare sport a che età? 52 anni, se per sport intendiamo movimento fisico. Non sapeva nuotare, non aveva mai corso, mai messo piede in palestra, aveva un motorino da ragazzo e poi era passato alla moto da corsa. Diciamo che nella mia vita ho avuto parecchi incidenti. Durante questi incidenti ho sommato circa 20-25 fratture abbastanza importanti, tutti e 2 femori, tutti e 2 tibie, tutti e 2 peroni, costole e varie. Raffaele Racioppi oggi ha 54 anni e in soli 24 mesi ha stravolto il suo fisico, perso 15 kg accumulati tra i 48 e i 52 anni e questa primavera ha corso tutta la maratona di Roma, 42 chilometri. Ho cominciato a decidere di provare un'attività sportiva. L'attività... Cosa ha cominciato a fare? L'attività più logica per un passaggio di un motociclista. Dalla moto il passaggio più naturale è andare in bicicletta. Prima di cominciare ho fatto tutta una serie di accertamenti medici, dal classico cuore alle visite ortopediche al controllo. E il medico mi ha detto, guarda, tu hai dei vantaggi e degli svantaggi. Lo svantaggio è chiaramente che c'hai un fisico che comunque nelle ossa ha avuto qualche problema. Il vantaggio è che è un fisico inusato.
E se scopri che ti piace fare sport, puoi iniziare a tirarti fuori delle buone soddisfazioni. Si è iscritto in piscina, ha imparato a nuotare, si è iscritto anche in palestra, ma lo annoiavano sia una che l'altra cosa, la bici, allora è diventata subito la sfida giusta. 3 o 4 chilometri, poi 10, poi 15. È nato tutto da una scommessa con un amico, noi eravamo a Circeo e gli ho detto: io quest'anno a fine stagione, a settembre, torno a Roma in bicicletta. Chiaramente non ci aveva creduto nessuno e 140 chilometri me li sono fatti in bicicletta tornando. Quanti mesi prima aveva cominciato? 3 mesi prima. Subito Raffaele ha abbandonato le ruote e per la prima volta ha cominciato a 53 anni a utilizzare i piedi per correre. Anche qui ha scalato rapidamente. I miei 10-15 km al giorno cerco di farli sempre. Ha rifatto le analisi che aveva fatto all'inizio? Sì, con dei risultati pazzeschi. E dato impressionante è dato del cuore. E 3 anni fa, alla prima visita medica per mi ricordo la licenza ciclistica, avevo 72 battiti a riposo con delle aritmie. Oggi ho 58 battiti a riposo, assenza totale di aritmie. E devo dire che ho guadagnato anche molto in termini di serenità. Ho cambiato anche molto nell'alimentazione, ho smesso di fumare. La tecnologia mi ha aiutato parecchio, dagli orologi con i contapassi o la misurazione della velocità o il controllo dell'attività sportiva. Questi strumenti mi hanno aiutato molto. Andiamo a correre? Assolutamente sì, volentieri. L'età che è compresa tra i 40 e i 60 anni è un'età nella quale si sviluppano delle patologie, le cosiddette malattie non trasmissibili, sono le epidemie del nostro secolo, il diabete, le malattie cardiovascolari, l'ipertensione, le dislipidemie, cioè le alterazioni dei grassi del sangue, insieme ad alterata dieta e inattività fisica, sono la base del deterioramento cognitivo e della perdita di produttività e di funzionalità sociale dell'età più avanzata, oltre i 65 anni. Valentina Mantua, medico-psichiatra e rappresentante italiana per l'Agenzia del Farmaco al European Innovation Network, la rete di uffici innovazione di tutte le agenzie dei 28 Stati membri. La incontriamo alla mostra DNA, il grande libro della vita, al Palazzo delle Esposizioni a Roma. Abbiamo assistito a tutta una serie di cambiamenti nel modo in cui veniva organizzata la ricerca e sviluppo. La modalità classica di raccolta dati degli studi clinici su popolazioni così ampie, con malattie così complesse, diventa inefficiente. È necessario utilizzare una tecnologia più avanzata, per esempio gli strumenti wearable, oppure dei sensori applicati all'individuo che sono in grado di trasferire informazioni sull'attività fisica, su determinati parametri che possono essere in una piattaforma eventualmente virtuale tecnologica aggiunte alle informazioni che vengono dagli studi clinici. Non si potrà mai capire il funzionamento dell'organismo studiando il singolo elemento, se non si studiano i fattori di influenza, l'interazione con gli altri. La biologia è piena di multicasualità che coinvolgono i geni, il metabolismo, la morfologia delle cellule, la vita emotiva, il cibo che ingeriamo. È un network incredibilmente complesso che determina l'attività dei geni. Sarà molto duro capire come funziona l'organismo, ma questa è la promessa dei big data. I big data saranno molto potenti. Ci sono tecniche come il deep learning, un'analisi possibile grazie all'intelligenza artificiale che estrae significato dai big data. Ma sarà un lavoro duro. L'utilizzo dei big data sarà una conseguenza necessaria. Ci sono dei grandi conglomerati tecnologici che stanno mettendo a disposizione il loro know-how per costruire piattaforme digitali, ma forse la cosa più importante è per analizzarne poi i dati. I grandi conglomerati tecnologici hanno già la possibilità di farlo e di eventualmente interagire con i player classici, per esempio le case farmaceutiche, e aumentare la loro capacità di generare conoscenza. Nobody is going to do it rapidly. It's going to take many, many years. Il lavoro sui big data prenderà molto, molto tempo. Nessuno possiede la tecnica per estrarre senso dai big data da solo.
Google e altre grosse aziende tecnologiche hanno dei mezzi superiori agli altri. Avranno un enorme potere, ma non potranno fare nulla senza la collaborazione con gli scienziati e con i governi. Non dovranno farlo per profitto, ma per migliorare la medicina. Bisogna fare delle leggi perché questo avvenga in modo trasparente. Il vero acceleratore della ricerca, e la comunità scientifica ne è ben consapevole, è mettersi insieme. Unire i dati, unire le competenze, ma soprattutto unire database, renderli interoperabili. Nonostante gli enormi investimenti che hanno fatto le case farmaceutiche, i sistemi sanitari, Google, Amazon, Apple, nello sviluppo di nuove tecnologie a supporto della ricerca farmacologica, il tasso di fallimento della scoperta di nuovi farmaci è vicino al 100%. Non si è ancora avuta la possibilità di avere una cura per le fasi avanzate, ma neanche per le fasi precoci in questo momento. Nel mondo sono affetti da demenze 47 milioni di individui, che diventeranno 130 milioni nel 2050. Si parla di una diagnosi ogni 3 secondi, per lo più su persone oltre i 65 anni. L'Alzheimer è la forma più frequente di demenza. Le forme non genetiche di demenza dipendono anche da malattie interne all'organismo, come il diabete o le malattie cardiovascolari. I finlandesi hanno sperimentato uno studio che si chiama Finger per 2 anni, una tecnica di interventi multipli su una coorte di pazienti. Esercizi per la mente, brain training, dieta, esercizio fisico e controllo del rischio cardiovascolare. In 2 anni diminuisce la probabilità di sviluppare deterioramento cognitivo, quindi non demenza diagnosticata, ma deterioramento cognitivo. Per fare delle diagnosi molto precoci, prima della comparsa dei sintomi di Alzheimer, si devono utilizzare dei biomarcatori. Non c'è il biomarcatore ideale, ma probabilmente non sarà un singolo biomarcatore, ma sarà un algoritmo. Per creare un algoritmo di biomarcatori che è in grado di identificare la demenza o le demenze in stadi molto precoci, è necessario unire la biologia e la tecnologia. Circa 150.000 persone muoiono ogni giorno, la maggior parte per malattie correlate all'invecchiamento. Se gli investimenti dei governi non possono che essere misurati, spingendosi fino ai big data, quelli dei privati si spingono fino a quella che un tempo era considerata fantascienza. Gli immortalist puntano tutto sulla scomparsa dell'invecchiamento. Yon Yun è un medico che ha creato un fondo di investimento in cui ha messo per primo 2 milioni di dollari. Se l'invecchiamento è nel codice genetico, dice, noi possiamo hackerare il codice e sconfiggere la vecchiaia per sempre. Martin Rothblatt ha fondato un'azienda che, sostiene, potrà crescere nuovi organi a partire dal DNA delle persone, regalando pezzi di ricambio personalizzati. Parliamo di investimenti colossali che poggiano su una visione della vecchiaia diversa da come l'abbiamo pensata finora. Nella maggior parte dei casi i visionari non sono scienziati. But it's really important to... È molto importante non fare confusione e capire che l'invecchiamento è solo una condizione medica, una malattia come la tubercolosi o il cancro. 200 anni fa, anche nella nazione più sana, più di un terzo dei bambini moriva prima di compiere un anno. Tutti lo accettavano. Aubrey de Grey ha creato la Sense Foundation, una no profit nata attorno alla sua ricerca. Perché secondo lei ci si è rassegnati a pensare alla vecchiaia come causa di morte, cosa che lei contesta, e non ci si è rassegnati nei secoli in cui accadeva alla morte di moltissimi neonati, investendo invece nella ricerca sui vaccini? Le persone sono portate a rassegnarsi facilmente alle cose che ritengono inevitabili. Il risultato è che per combattere quelle cose non fanno niente. E sono più lente nel capire che magari ora si può fare qualcosa. Le malattie della vecchiaia sono un effetto di come lavora il corpo. Il corpo umano, spiega De Grey, produce danni a se stesso. Questi danni poi diventano patologie su cui interviene la geriatria.
La ricerca finora ha pensato a come curare le patologie o a come cambiare il modo in cui funziona il corpo. Il corpo è troppo complicato. Guardate questa immagine del metabolismo. È troppo complicato. L'innovazione che io ho introdotto da ormai 17 anni è stata guardare il corpo come fosse una macchina molto molto complicata, di cui bisogna preservare le funzioni nello stesso modo in cui abbiamo fatto con successo con le automobili o gli aeroplani. Riparare i danni attraverso una manutenzione progressiva e preventiva. Ci sono persone che con una manutenzione eccezionale alle loro macchine le hanno portate a funzionare ancora dopo 100 anni. Nella medicina dell'invecchiamento dobbiamo sviluppare una tecnologia parallela che sia abbastanza esauriente da distruggere il danno che il corpo fa a se stesso più velocemente di quanto ci metta il danno a verificarsi. Noi crediamo che man mano che ripariamo i danni saremo in grado di rimandare e eliminare le malattie che insorgono con l'invecchiamento. Ma come funzionerebbe esattamente la terapia? Ad esempio, sappiamo che alcuni problemi sono creati dalla morte delle cellule, che non vengono rimpiazzate automaticamente da altre. Quindi non ci saranno abbastanza cellule per far lavorare l'organismo. Riparare, in questo caso, significa ripristinare le cellule, incorporare cellule staminali e rimpiazzare le cellule che il corpo non ripara da solo, oppure, in alcuni casi, rimuoverle. Dal punto di vista del ricevente, i trattamenti saranno come sono adesso: iniezioni, pillole, chirurgia occasionale, tutto come ora. Lei ha detto che ci vorranno almeno altri 20 anni per le sue terapie. Pensa che i suoi figli vivranno 200 anni o più? Non ho figli. Ma sto cercando di vivere io stesso così a lungo. Lo ha capito, no? Le persone che nel 2040-2050 avranno 60 o 70 anni avranno, secondo me, il 50% di probabilità di beneficiare di queste tecnologie. Nel caso dovesse morire prima, De Grey, sposato con una genetista, ha disposto per l'ibernazione del proprio corpo. Sostiene che tra 20 anni potremo regalarci i primi 30 anni di vita e poi via via, man mano che si riporta indietro l'orologio biologico, le cure saranno perfezionate e questo sposterà sempre più la vecchiaia con un calcolo esponenziale. Abbiamo chiesto al professor Longo, che lavora in California, cosa ne pensa di questa ingegneria. Si parla di fantascienza e di creare delle situazioni che non potremmo mai gestire. Cosa succederebbe se vivessimo tutti fino a 1000 anni? Sarebbe catastrofico. Quindi sono cose che vanno regolate e va capito che non è questo il nostro scopo. Secondo il professor Longo, bisognerebbe fare leggi per impedire la possibilità che questi calcoli un giorno possano davvero realizzarsi, ma De Grey non è d'accordo. Costa vite, non tentare la ricerca in questo senso. La ricerca in questa direzione è il modo per salvare vite e far soffrire meno le persone. È come dire vorrei andare su Marte in un'ora e prima o poi ci riuscirò. È la stessa cosa, cioè è ovvio che sì, prima o poi riusciremo ad arrivare su Marte in un'ora. Non abbiamo neanche i piani di una tecnologia per farlo e quelli che in genere di nuovo parlano di queste cose per l'invecchiamento sono quelli che non ci lavorano più di tanto dentro, almeno alla parte genetica, alla parte molecolare, quindi la vedono come un'idea ed è facile di parlare di grandi idee. Secondo questa logica, se vuoi sperimentare una ricerca molto ambiziosa, nessuno crederà a priori che funzionerà. La Bibbia ci racconta che Adamo, Matusalemme e Noè vissero 900 anni o più, altri personaggi 300 o 400. Pensa sia vero? Ci sono numerose interpretazioni della Bibbia. Non sappiamo se prendere alla lettera o no le informazioni sulla longevità di Abramo e gli altri personaggi, ma non importa molto.
Pensiamo a oggi. Sappiamo che nessuno ai nostri tempi vive più di 122 anni e che tutti, con l'età, peggiorano le loro performance. Non dobbiamo focalizzare l'attenzione sulla morte, perché quello è solo l'effetto della malattia. Sure.